Attraverso i nostri mezzi di comunicazione e le telecamere vogliamo farvi scoprire anche angoli inediti del nostro santuario, in queste puntate dedicate alle figure di santità del nostro ordine dei Minimi. E in particolare qui a Paola ci stiamo soffermando su due figure, quella di San Nicola Saggio da Longobardi. Nel santuario abbiamo, ecco, la sua cella trasformata in cappella dopo la sua beatificazione, ma un altro luogo caro, ecco, attualmente non accessibile a tutti i pellegrini, è quello della stanza dove il 20 dicembre del 1849 ritornò alla casa del padre un'altra figura eminente del nostro istituto, il venerabile padre Bernardo Maria Clausi. Vedete un po' intorno a me alcune cose che sono a lui appartenute, come la sua immagine appunto, e poi tutti gli oggetti che appartenevano a questo venerabile. Calabrese, nacque a San Sisto dei Valdesi il 26 di novembre del 1789. Il suo nome era Vincenzo e sin da piccolo mostrò una grande propensione a quella che è la realtà della fede attraverso, ecco, il servizio all'altare come ministrante chierichetto e radunava i piccolini, i suoi compagni intorno a lui a San Sisto dei Valdesi e celebrava con loro la messa, proprio imitando i gesti del sacerdote. Innamorato di San Francesco di Paola, entrò nell'ordine dei Minimi, sempre qui nel convento di Paola, però per i moti rivoluzionari dell'Ottocento fu costretto a lasciare l'ordine e divenne però sacerdote a Monteleone, oggi Vibo Valentia, e fu dato il ministero di parroco della propria comunità di San Michele Arcangelo in San Sisto dei Valdesi. Lì il venerabile padre Bernardo espletò veramente un grande servizio a favore della comunità, a favore, ecco, di tutti i suoi parrocchiani, ma appena furono ripristinati gli ordini religiosi, ecco, volle ritornare tra i Minimi. Divenne, ecco, un grande direttore spirituale, un grande confessore, percorrendo tante strade, ecco, dell'Italia, stimato anche lui da pontefici, da gente, ecco, ragguardevole del tempo e amico, ecco, nell'Ottocento, nella Roma dell'Ottocento, dove stette per parecchio tempo nel convento di San Francesco di Paola ai Monti, di tanti altri santi, come San Vincenzo Pallotti, la beata Elisabetta Sanna. Incontrò anche San Giovanni Bosco nel suo viaggio a Torino, predicendo a lui la fondazione della Società Salesiana. Un anno prima della morte ritornò qui al santuario di Paola e in questa stanza visse quest'ultimo anno vicino appunto, ecco, i luoghi del santo fondatore. Visse anche un'esperienza molto particolare dell'aridità di spirito che lo segnò per parecchi anni, fu liberato da questa aridità di spirito, ecco, poco prima della morte e lodò il Signore proprio per questo dono. Fu devotissimo dell'Eucarestia, ma soprattutto della Vergine Maria. Nelle immagini che lo raffigurano lo vediamo sempre, ecco, con la Mater Gratiet Misericordiae, l'immagine della Madonna venerata con questo titolo, che era un quadretto donato a lui dal pontefice, con il quale benediceva gli ammalati e ha compiuto anche diversi miracoli. Come anche la Madonna venerata con il titolo del Bell'Amore, oggi venerata questo quadro nel monastero delle Monache Minime di Grotta Ferrata. La storia ci racconta che il venerabile stava, ecco, percorrendo delle strade di Roma e si sentì chiamare proprio da una voce particolare e girandosi vide tra la roba di un venditore ambulante, ecco, questo quadro della Madonna che acquistò per pochi soldi e donò al monastero delle Monache Minime che allora erano presenti proprio vicino al convento di San Francesco di Paola ai Monti. E le sue reliquie, ecco, i suoi resti mortali riposano qui nella Basilica di Paola, nella seconda cappella. E Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, nel 1987 ne dichiarò l'eroicità delle virtù, dichiarandolo appunto venerabile. Manca questo miracolo per la proclamazione a beato, per farlo diventare beato. Per cui invitiamo tutti quanti voi, ecco, ad affidarsi all'intercessione di questo venerabile, chiedendo delle grazie particolari.